La lista civica dei giovani a sostegno del candidato sindaco Marco Lanzi, tra i temi prioritari c'è la sicurezza del divertimento, soprattutto il problema del collegamento con la Romagna, c'è una nuova proposta tra le altre. Sì, allora noi crediamo che sia di prioritaria importanza coprire il gap che c'è tra le 23 di sera e le 5 di mattina. Tanti ragazzi della mia età sapranno di cosa parlo. Voglio dire che se un ragazzo di Pesaro vuole andare a ballare nel Riminese, nel Riccionese, vicino a Cattolica, si verrà costretto a prendere un treno o alle 5 di mattina oppure alle 23 di sera. Chiaro è che alle 23 di sera non torna e probabilmente dovrà andare in macchina. Ora, non è bello mettere in giro ragazzi la sera, il weekend, in macchina, perché magari uno fa un goccino di troppo, insomma sono cose che possono succedere. Pensiamo che sarebbe molto meglio e molto più sicuro garantire almeno un treno, che è un impegno che ci prendiamo di portare a termine entro il primo anno di governo, che faccia che rompa a metà la notte e che possa riportare i ragazzi pesaresi che vogliono tornare dalle serate. Questo per noi è molto importante ed è una lacuna che è diversi anni che accusiamo e adesso abbiamo deciso di insomma batterci in prima persona per far sì che questo cambi. E noi siamo il futuro di questa città e vogliamo portare appunto questa città, proiettarla verso il futuro, proiettarla verso un futuro migliore, ma sicuramente cercare una rappresentanza nel governo della città che finora è mancata in consiglio comunale, è mancata negli organi più importanti di questa città. Vogliamo portare a questa città le nostre idee, le nostre convinzioni e la nostra rappresentanza. Questo ce lo devono i nostri genitori, i nostri nonni. Dobbiamo entrare ed essere protagonisti della nuova politica cittadina.